Ci troviamo di nuovo sul nostro percorso per visitare i bellissimi castelli del Ducato di Parma e Piacenza. Ci troviamo nella provincia di Parma ed esattamente a Soragna per visitare il castello della famiglia Meli Lupi. In realtà questa rocca fu edificata nel 1385 dai marchesi Bonifacio e Antonio Lupi, che avevano ricevuto qualche decennio prima da Carlo IV l'investitura feudale sul territorio e la esercitarono fino alle soppressioni napoleoniche. Come abbiamo già avuto modo di dire, tutti questi feudi comportavano anche delle lotte tra i feudatari e quindi i signori dovevano costruirsi delle rocche proprio per arroccarsi, per difendersi e proteggersi contro gli attacchi dei nemici. Quando però queste lotte si fecero via via più rare, molte volte le rocche si poterono ingentilire e trasformare in residenze signorili, proprio quello che è accaduto a questa magnifica residenza di Soragna. La storia della famiglia dei Meli Lupi parte dal più antico tra i signori di Soragna, il marchese Guido Lupi, che fu podestà di Parma nel 1202. Il resto del cognome, Meli, venne aggiunto solo nel 1530 con Giampaolo Meli, che ottenne dall'imperatore Carlo V il diritto di aggiungere al proprio cognome quello dell'estinto casato dei Lupi, nonché il privilegio di porre l'insegna imperiale dell'aquila nello stemma. Quello che allora era un marchesato divenne nel 1709 con Giampaolo Maria un principato del Sacro Romano Impero con diritto di battere moneta, quindi una cosa molto importante. Questo privilegio venne conferito dall'imperatore Giuseppe I e il titolo di principe da quel momento viene portato dal primogenito della famiglia, quindi ancora oggi la residenza è abitata da un principe che si chiama Diofebo. Il maniero è circondato su due lati da un fossato privo di acqua e si apre all'esterno tramite un ponte in muratura che fu realizzato nel 600 in sostituzione dell'originario ponte levatoio. E come abbiamo visto nelle fotografie iniziali, ci sono due leoni di pietra candidi che tengono una palla tra le zampe anteriori, due guardiani della soglia. E visitando questo castello si ha l'impressione che il tempo si sia quasi fermato. Esso è a pianta quadrata, ha quattro torri ai lati e una quinta torre al centro della facciata principale, che dà a meridione. Considerata un prezioso esempio del primo barocco. Infatti le sue sale conservano intatti i mobili originali e gli arredi realizzati e dorati in buona parte a Venezia. Sono molto sontuosi ed eleganti. Comunque ci sono anche altri stili di scuola parmense e lombarda. Sul cortile centrale quindi si affacciano le tre ali del maniero, quella destra, quella centrale e quella sinistra. Nell'ala destra è possibile ammirare la sala del Baglione, che era un pittore vissuto nel XVI secolo, e una sala detta anche delle grottesche, che era uno specialista di questo stile pittore.
pittorico, e sul soffitto possiamo osservare lo stemma dei Farnese, che erano i duchi di Parma e Piacenza. Poi troviamo la sala gialla, che è anche detta sala di Niccolò dell'Abate, che reca al suo interno 4 affreschi riportati su tela, raffiguranti scene mitologiche tratte dalla vita di Ercole. Nell'ala centrale si trovano diverse sale. Qui stiamo vedendo la Galleria dei Poeti, che è divisa in 3 parti: la prima affrescata dal Bibbiena, la seconda è più ampia, ben 62 metri, fu affrescata da Giovanni Motta, e la terza è dedicata al tempietto di Apollo, dio della poesia, cui si accede mediante 4 gradini. Il dio Apollo è raffigurato simbolicamente da un cigno. Questa galleria reca anche 12 fra i maggiori vati della storia, e l'ambiente è notevole anche per la perfetta acustica. Infatti da qui un tempo si accedeva a un teatro che adesso è scomparso. Qui invece siamo nella Galleria delle Monache, che secondo la tradizione erano celle abitate dalle monache di famiglia. E qui sono esposti, come in una specie di museo del costume, un'antica portantina, una culla con lo stemma di famiglia intarsiato, un girarrosto, un curioso velocipede, una carrozzina del XIX secolo, una macchina elettrostatica, insomma anche una raccolta di stampe, e insomma sono un po' i cimeli di famiglia. Si sale al primo piano attraverso lo scalone d'onore dell'architetto piacentino Carlo Virginio Draghi, e qui troviamo l'ala sinistra, che è formata dalla grande galleria realizzata, affrescata nel 1696 dai Bibbiena, e sono presenti episodi della vita della famiglia Medi Lupi. Naturalmente trovano posto un'altra serie di sontuose stanze. Torniamo però un attimo al piano inferiore, nella cappella di Santa Croce, fatta erigere nel primo 600 come oratorio e tomba di famiglia. Giacciono qui Ugolotto Lupi del 1351, Francesco Medi Lupi 1669, e un curioso epitafio che si fece incidere: qui vi giace a marcir entro la bello nudo, senza vigor, vile, fetente, un lupo per venir celeste agnello. Molto emblematico. Il maniero non manca del suo fantasma, che è quello della marchesa Cassandra Marinoni, che aveva sposato Diofebo II Medi Lupi, marchese di Soragna. E la donna è passata alla storia col nome di Donna Cenerina e fu crudelmente assassinata il 18 giugno 1573, mentre si trovava a Cremona ospite della sorella Lucrezia, che era la moglie separata del conte Giulio Anguissola di Piacenza. Entrambe sarebbero state uccise a pugnalate, forse per questioni ereditarie. Cassandra fu subito portata a Soragna, dove il giorno dopo però morì. Diofebo fece ricorso contro il colpevole, che sarebbe stato il marito di sua sorella, ma il delitto restò impunito e l'Anguissola, che si era rifugiato nel frattempo a Venezia, venne condannato alla pena di morte in contumacia. L'attuale proprietario ha rilasciato nel 2010 un'intervista in cui racconta che convive con questo fantasma di Donna Cenerina, che vagherebbe sconsolata e senza pace nelle sale della Rocca, accompagnandosi con fenomeni inquietanti e inspiegabili, foriera nei secoli di innumerevoli presagi per i signori del castello. E siamo giunti alla sala del bocchirale, che mette in comunicazione il cortile col giardino, dotato anche di un laghetto artificiale circondato dagli alberi e ornato al centro dall'isola dell'amore e da 2 poggi con grotte abbellite da stalattiti e stalagmiti. Giardino che non esisteva in epoca medievale, in quanto il maniero era circondato su tutti e 4 i lati dal fossato. Per poter avere notizia del primo spazio verde all'interno della Rocca di Soragna si deve aspettare il 1542, quando fu recintata un'area verde di modeste dimensioni. Fu però nel 700
per merito del mecenatismo dei Medilupi, nonché di artisti come Giovan Battista Bettoli, che venne creato un ampio giardino all'italiana che si estendeva già nella zona settentrionale e terminava in un muro di cinta costellato di nicchie dove trovavano dimora le statue che attualmente ornano le varie zone del giardino. Poi, naturalmente, questo giardino venne ingrandito di 4 ettari nel 1781 e l'attuale aspetto di parco all'inglese avvenne nel 1833 per opera dell'architetto Luigi Voghera di Cremona. Si segnala l'albero di noce d'America di dimensioni ragguardevoli, abbiamo poi anche il Cafe House, una piccola costruzione di stile neoclassico e ci sono anche delle statue di divinità greche, greco-romane come Ercole, Minerva, altri personaggi appartenenti alla mitologia e anche un allestimento di reperti barocchi che donano un'atmosfera veramente particolare a questo giardino, anche perché accedendovi dalla sala del bocchirale attraverso una scala a doppia rampa dove contornata dalle statue dei fiumi Nilo e Gange e le quattro stagioni è veramente suggestivo. E proprio vicino al castello di Soragna si trova la bella chiesa parrocchiale e il museo con la sinagoga ebraico. Esso sorge nella grande casa degli ebrei, così come era chiamata al tempo in cui la comunità ebraica era fiorente. Ricordiamo che la presenza ebraica a Soragna risale agli inizi del Cinquecento, quando si ha notizia di un Giuseppe ebreo titolare di un banco di pegni. Dopo la bolla di Papa Paolo IV del 1555 che istituiva i ghetti, i duchi Farnese, che allora regnavano nella zona, espulsero gli ebrei di Parma e successivamente da Piacenza nel 1570. Probabile che questa casa grande degli ebrei fosse lo stesso edificio concesso dal marchese Medilupi nel 1584. E in questa casa grande doveva esserci la sinagoga. Quella attuale risale al 1855, ma sappiamo che prima ne esisteva un'antica. Il percorso di visita condotto da operatori museali esperti comprendono la sinagoga ottocentesca e si sviluppano lungo un percorso museale che si articola in diverse sale tematiche, permettendo la visione diretta degli oggetti dislocati nelle teche delle sale e apportando approfondimenti inerenti alle tradizioni ebraiche, le feste, le regole alimentari e le testimonianze in particolare delle comunità del Parmense. Ogni sala è corredata da pannelli illustrativi di approfondimento. Il museo è intitolato a Fausto Levi, che per primo decise di raccogliere queste testimonianze di una vita scomparsa e dal 1981 è stato creato questo museo con arredi sacri, oggetti e storie delle comunità ebraiche del Parmense e del Piacentino ora scomparse. Come stiamo vedendo dalle slide, nelle sale ci sono molti oggetti e anche documenti dal 1555 al 1803, cimeli delle comunità di Cortemaggiore, Fiorenzuola e Soragna, documentazione fotografica delle antiche sinagoghe, documentazione sulle leggi razziali del 1938 e sull'olocausto perpetratosi sotto il regime nazista, una raccolta di preziosi oggetti rituali di culto, alcuni antichi libri di preghiere.
Il Museo Fausto Levi è il museo delle comunità parmensi e organizza diverse attività come concerti vocali e strumentali, narrativa ebraica, presentazione di libri, lezioni di Torah, pranzi ebraici, conferenze, oltre alle visite guidate dal personale qualificato, chiaramente. Questa è la sedia di Elia, usata durante il rito della circoncisione, che si considera occupata dal profeta Elia, poiché Elia si lamentava con Dio che gli ebrei trascuravano il patto della circoncisione. Allora egli decise di mandarlo a presenziare ogni volta che c'era una cerimonia di questo tipo. Durante la liturgia della circoncisione a Elia ci si riferisce come all'angelo del patto, che ha il compito di mettersi alla destra del circoncisore, che è chiamato Mobel, e di sostenerlo. Il bambino è posto per un momento sulla sedia, ossia sul grembo di Elia, prima che la circoncisione abbia luogo. Nelle sinagoghe spesso si tenevano sedie di Elia scolpite in modo elaborato per usarle durante le circoncisioni. Qui stiamo vedendo invece dei francobolli di Israele con gli armadi delle quattro sinagoghe, tra cui quella di Soragna. Oltre alla sinagoga che si trova al piano superiore, chi è interessato potrà visitare il cimitero campestre in località Argine, nell'aperta campagna alla periferia di Soragna. È un campo di forma rettangolare, chiuso da un antico cancello in ferro battuto, e le sepolture sono per la massima parte al centro, disposte su file parallele. La più antica risale al 1854. Gli ebrei di Soragna avevano utilizzato un precedente luogo di sepoltura, il cui terreno era stato donato nel 1750 dal marchese Diofebo Melilupi. Si trovava presso la locanda del Lupo e cadde in disuso nella prima metà dell'Ottocento, quando fu aperto l'attuale cimitero. Qui stiamo vedendo questo strumento che serve per girare le pagine della Torah, del libro sacro, che non deve essere toccato con le mani. Questo è invece un dono del principe Diofebo VI Melilupi di Soragna, fatto nel 2010, e si tratta di una broderie con motivi floreali e brani tratti dal Kiddush per le festività e per lo Shabbat, ed è una manifattura di Soragna della seconda metà del XIX secolo. Ora entriamo nella sinagoga, che è stata inaugurata, come è specificato dall'iscrizione in ebraico e in italiano posta al suo ingresso, nel 1855. Nel 1562 Ottavio Farnese aveva permesso agli ebrei di trasferirsi e di aprire banchi di prestito e pegno in 16 paesi della zona, tra cui anche Soragna, dove la comunità, che non fu mai numerosa, ebbe nel complesso una vita tranquilla, favorita dalla tolleranza dei principi Melilupi. Gli effetti della rivoluzione francese e del passaggio di Napoleone influenzarono anche i paesi del Parmense, consentendo tra l'altro una maggiore libertà di movimento e di risiedere nelle città per gli ebrei. E quindi, non più costretti a risiedere nei paesi del Parmense, si trasferirono in centri maggiori o ritornarono a Gerusalemme.
Nel censimento effettuato nel 1881 a Soragna, gli ebrei erano 85, ma dall'inizio del Novecento si registrò una progressiva diminuzione nel numero, tanto che nel 1917 erano solo 25, fra cui l'ultimo rabbino, che si chiamava Giuseppe Cammeo. Negli anni 70 del secolo scorso la comunità del Parmense si ridusse ulteriormente e molte sinagoghe furono chiuse, il loro arredo trasferito in sinagoghe di centri maggiori in Italia o in Israele. Fu con grande lungimiranza che Fausto Levi, al fine di preservare la memoria della presenza ebraica, ha dato vita al Museo Ebraico di Soragna e ha quindi deciso di farlo al piano terra della sinagoga. Allora egli era il presidente della comunità ebraica di Parma e ha fatto un'opera veramente pregevole, perché documentazione proveniente dalle antiche sinagoghe che oggi non sono più esistenti, anche dei paesi vicini, oggi non sarebbe possibile leggerli e nemmeno documentarsi. Quindi l'opera di Fausto Levi ha permesso la realizzazione di un luogo storico importante, capace di evocare la storia di un popolo millenario, le sue tradizioni e in particolare, come abbiamo già detto, le vicende legate a questa zona. Questa sinagoga è un ambiente neoclassico, semplice ed armonioso. Prima di entrare troviamo ancora delle vetrine in cui sono esposti i sacri rotoli. L'armadio attuale Aron HaKodesh, che è l'armadio dove si custodiscono i rotoli della Torah, che sono rotoli in pergamena con scritto a mano il Pentateuco. Appunto questo armadio, che è conservato all'interno della sinagoga, è del 1800, mentre quello in legno del 600, che apparteneva all'antica sinagoga di Soragna, è stato donato nel 1966 all'oratorio del Parlamento di Gerusalemme, Knesset. Nel perimetro superiore dell'edificio, all'interno, troviamo alcune frasi tratte dai salmi. A sinistra la frase tratta dal Salmo 19,8: la legge del Signore è perfetta, ristoratrice, l'insegnamento del Signore è vero, rende savio l'ignorante. Lato del matroneo, dal Libro dei Re 8,13: ho costruito per te una casa, una sede, quale tua perpetua residenza. Di fronte, Salmo 92,6: quanto sono grandi, o Signore, le cose da te fatte, immensamente profondi i tuoi pensieri. A destra, infine, dal Libro dei Re 8,57: il Signore nostro Dio sia con noi, come fu con i nostri padri, non ci abbandoni e non ci lasci. La parola sinagoga deriva dal greco assemblea ed è il termine che definisce il luogo di culto della religione ebraica. La parola stessa è la traduzione del termine ebraico Beit Knesset, appunto casa di riunione. L'istituzione di una sinagoga si ritiene abbia avuto inizio con l'esilio babilonese nel V secolo a.C. e dopo la distruzione del primo tempio portata in Israele dagli ebrei tornati dall'esilio. A Babilonia, secondo la tradizione giudaica, una grande assemblea composta da 120 scribi, profeti e sapienti ebrei formalizzarono e fissarono un canone per la lingua delle preghiere in ebraico, dal momento che prima di allora non c'era un catalogo di preghiere e un metodo di preghiera condiviso da tutto il popolo. La pianta della maggior parte delle sinagoghe è quella di una basilica a tre navate, orientata in modo che i fedeli, in conformità al principio contenuto nella Bibbia, recitino le preghiere rivolti verso Gerusalemme. Tale pianta e orientamento sono stati mantenuti anche nelle sinagoghe costruite nel Medioevo. È cambiato invece nel corso dei secoli lo spazio interno delle sale di preghiera.
Infatti l'arca armadio, l'Aron, contenente i rotoli delle sacre scritture, è incastrata nella parete orientale che guarda verso Gerusalemme, mentre il pulpito del lettore gli sta di fronte al centro della sala o al capo opposto. Sopra una piattaforma leggermente alzata, la bima. Sopra l'Aron è posta una luce sempre accesa, il Ner Tamid, ossia la lampada eterna, che ricorda la menorah del Tempio a Gerusalemme, la quale è rimasta miracolosamente accesa per 8 giorni, nonostante la sconsacrazione dei saccheggiatori seleucidi. Nella sinagoga, uomini e donne siedono separatamente, e quindi anche nella sinagoga di Soragna troviamo il matroneo, accessibile attraverso una scala esterna dotato di bellissime inferriate in ferro battuto, e in questo ambiente l'atmosfera è molto suggestiva. Si conclude così la nostra visita al borgo di Soragna, che consigliamo vivamente, e ci prepariamo per la visita ad un altro castello del circuito dei castelli del Ducato di Parma e Piacenza.